191 sono rimaste vittime proprio di un microburst. Gli investigatori hanno trovato il loro colpevole. Incredibile. Grazie alle registrazioni tecnologicamente avanzate del volo 191, la dinamica degli eventi è ormai chiara. Il killer ha lasciato la sua inequivocabile impronta sul nastro della scatola nera. Tuttavia, l'FDR non spiega come mai un equipaggio così esperto ne sia rimasto vittima. Perfetto, direi. Hanno tutti la preparazione necessaria per poterlo affrontare. Quando Lanor mette a confronto le decisioni dei piloti con la dinamica dei microburst, emerge un dettaglio che chiarisce lo svolgersi di questa lotta contro la morte. Una lotta che i piloti per poco non vincono. Perderemo il controllo! Ecco! Connors forse aveva intuito... Controllo la velocità. L'aumentare della velocità induce il primo ufficiale Price a ridurre la potenza del motore. Una potenza di cui però pochi secondi dopo ha disperatamente bisogno. Perderemo il controllo! Ecco! Quando Rice e Connors entrano nella corrente discensionale... Tiralo su! ...sono a meno di 250 metri dal terreno. È evidente che il comandante sa benissimo quali siano le caratteristiche di un microburst. Come ogni pilota, viene addestrato al riconoscimento delle turbolenze dinamiche di una raffica di questo tipo. Ma quando il vento di coda assesta il suo colpo, Connors e Price possono fare davvero molto poco. Non hanno né altitudine né velocità sufficienti per compiere le manovre necessarie. Se lo stesso vento si presenta a 3.000 metri di altitudine, il pilota può abbassare il muso dell'aereo e tuffarsi verso il basso per acquistare velocità e creare le condizioni necessarie per innalzarsi. Ma per Price e Connors questa manovra non è attuabile. Quando il vento di coda li colpisce, sono a soli 150 metri dal suolo. E l'unica chance è dare potenza ai motori. Tiralo su! Tiralo su! Il secondo pilota riesce a intervenire e l'aereo si stabilizza. Chiunque a quel punto avrebbe pensato che il peggio era passato, la pioggia sarebbe finita e si poteva atterrare. Per un momento sembra proprio che tutti gli sforzi diano i risultati sperati. La velocità aumenta e l'aereo smette di precipitare. Ma il Delta 191 è a meno di 150 metri dal suolo e il microburst ha ancora un colpo da giocare. Quello fatale. Una violenta raffica trasversale inclina l'aereo a destra. Scosso da queste violente turbolenze, l'equipaggio non ha difese. Toga! La funzione Toga Take Off Go Around calibra e fornisce la spinta ottimale di decollo in funzione dei parametri fisici e ambientali presenti in un certo momento. Per un pilota nella situazione di Connors significava lasciar perdere la procedura di atterraggio e fare qualunque cosa per restare in volo. Ma l'esperienza e la bravura dei piloti non possono nulla contro questo insidioso microburst che libera un vento troppo forte e troppo imprevedibile. I piloti del Delta 191 avevano fatto del loro meglio per recuperare la situazione, ma non funzionò. Gli ispettori però hanno ancora una perplessità. Perché Connors si è diretto proprio a capofitto nel temporale? Prima del 1985 i radar di bordo degli aerei erano progettati per rilevare i temporali. In pratica, cioè, situazioni di nuvolosità intensa e forti precipitazioni. Ma non erano in grado di rilevare un microburst, fenomeni di raffiche discendenti imprevedibili. I microburst non sono visibili e si rivelano solo quando emergono dai cumulonimbi. Per questa ragione i piloti sanno che in presenza di fulmini le tempeste vanno aggirate. Sono nuvole piuttosto grandi. Preferirei evitare di passarci attraverso. Vorrei riuscire ad evitarle. Appena possibile puoi dirigere verso Blue Ridge, rotta 010. 010, ricevuto. Il comandante Connors non è uno spericolato. Anzi, è noto a tutti per essere un pilota prudente. Per fortuna possiamo evitare quel putiferio. È difficile biasimare l'equipaggio, è vero. Il loro compito era evitare il temporale. Ma è anche vero che a Dallas nel periodo estivo vi è almeno un acquazzone al giorno. In ogni caso, sarebbe stata una situazione delicata. All'inizio Connors riesce ad aggirare le nuvole, ma poi, secondo gli ispettori, viene tratto in inganno e sottovaluta il temporale che si sta abbattendo sulla pista 17 sinistra.
Se sei impegnato nelle manovre di discesa in un aeroporto come Dallas o Atlanta o Chicago e vedi altri aerei davanti a te che stanno atterrando senza problemi, puoi anche accorgerti di un temporale, ma è anche facile dedurre che sia possibile passarci in mezzo velocemente e senza problemi. Gli aeroporti come il Fort Worth di Dallas sono dotati di sofisticati sistemi di previsioni meteorologiche. Temporale all'estremità di una pista rappresenta un tipo di minaccia assolutamente identificabile. Eppure questo insidioso microburst è riuscito a ingannare tutti i dispositivi di rilevamento. Quando il volo 191 si avvicina all'aeroporto, il tempo sta cambiando molto rapidamente. Attenzione, temporale sopra la zona nord dell'aeroporto. Il capitano Connors ascolta questa parte del messaggio, ma poi cambia la frequenza della radio per ricevere le istruzioni finali di atterraggio. L'equipaggio del Delta non può sentire l'ultima parte dell'avviso che descrive le condizioni atmosferiche a cui sta andando incontro. C'è un temporale sopra l'estremità nord della pista. Solo due minuti prima dell'incidente gli osservatori notarono che al limitare della pista si stava per scatenare un vero e proprio muro d'acqua. Era un'informazione fondamentale per l'equipaggio e avrebbero dovuto riceverla. I dati del radar di quel giorno indicano che i cumulonimbi attraverso cui Connors e Price stanno volando sembrano scaturiti dal nulla e si ingrandiscono in pochissimi minuti. Ecco com'era due minuti prima dell'incidente. La lettura dei dati mostra solo l'inizio della formazione delle nuvole all'estremità della zona nord. Questo è quanto appare tre minuti dopo l'incidente. C'è una nuvola proprio al limitare della pista di atterraggio, che nell'immagine precedente non era evidente. Questo spiega perché Rufus Lewis può far atterrare il suo jet della Lear senza problemi. Quando si avvicina alla pista, il microburst ha solo cominciato a formarsi. Alcuni pensarono che i piloti avessero visto l'enorme sviluppo verticale e avessero consapevolmente deciso di attraversarlo. Secondo me, invece, le prove dimostrano proprio il contrario. Per loro non era affatto possibile riconoscere il volume reale di quelle nuvole, anzi scelsero di passare al di sotto di esse, dove sembrava esserci solo lo scroscio di pioggia. Tuttavia era una pioggia battente, più forte del previsto, ma era troppo tardi. I microburst sono piccoli e si estendono, se no, proprio quanto la lunghezza di una pista. E non durano a lungo. Si sviluppano rapidamente, sono causa di molti incidenti, sono fenomeni imprevedibili. La tempesta dunque investe l'estremità della pista 17 sinistra senza preavviso e attrae subito l'attenzione di tutti. I piloti a terra e gli esperti di meteorologia assistono al rapido peggioramento. Ma sanno anche che è già troppo tardi per avvertire l'equipaggio del Delta 191. La tempesta appare anche sullo schermo radar della torre di controllo di Fort Worth. Ma c'è la pausa per il pranzo e al momento dell'impatto i meteorologi non sono presenti. Se l'equipaggio avesse avuto anche solo una vaga idea della severità di quel fenomeno, non avrebbe provato ad atterrare. Secondo gli ispettori, dunque, una delle cause dell'incidente è proprio la decisione dei piloti di proseguire l'atterraggio mentre la tempesta li circonda. Una decisione presa in mancanza di dati precisi sul pericolo a cui stanno andando incontro. Nel 1985 i sistemi di rilevamento degli aeroporti sono progettati per individuare un vento pericoloso, ma non una raffica discendente. Questi sistemi di allarme windshear sono in grado di segnalare la variazione della velocità del vento, sia per intensità che per direzione, in intervalli molto brevi. Questi sensori sono collocati ad ampia distanza e il microburst, che si verifica in quell'intervallo, sfugge al rilevamento. Tuttavia, un sistema di previsione pensato per superare questi inconvenienti esiste. È stato progettato e testato a Denver con risultati del tutto soddisfacenti. Ciò che è emerso dalle sperimentazioni è che questo radar Doppler è incredibilmente efficace per il rilevamento dei microburst. Diciamo che ha un'infallibilità del 98% circa. Per misurare le precipitazioni interne alle tempeste, i radar convenzionali